cioè non è l'ospedale dove si va in gruppo con gli amici e poi ci si ferma al bar, è un ospedale per pazienti critici ai quali dobbiamo salvare la vita. Prego. E quindi questo concetto esce fuori dal comune, va verso le altre comunità, soprattutto gli altri ospedali che devono essere i fruitori, cioè Sant'Omero, Atri e Giulianova saranno i fruitori di questo ospedale, ma anche le popolazioni di questi tre presidi. E non solo, addirittura Teramo è un hub, poi vi spiego che significa, è un perno per alcune discipline, ad esempio per la cardiochirurgia diventa l'hub dell'Abruzzo Nord, cioè la stessa Aquila si dovrà servire di Teramo per la cardiochirurgia. E questo è il concetto diverso che noi dobbiamo immaginare. Poi andare avanti. Vedete? Ho fatto l'esempio della cardiochirurgia. Teramo hub con funzioni di idea di secondo livello. Questa è un'altra innovazione che abbiamo portato. Siamo riusciti, e domani abbiamo l'ultimo incontro al Ministero, a far capire che una regione piccola non può raccogliere un'unica struttura tutte le funzioni. Perché è complicatissimo e perché andreste a creare una diseguaglianza dell'offerta ed una impossibilità di garantire a tutti livelli uniformi di assistenza. Quindi il modello che noi abbiamo creato, faccio l'esempio della cardiochirurgia, Sant'Omero e SPOC, cioè il raggio, Teramo e l'Hub, Atri lo SPOC, Giulianova lo SPOC, l'Aquila è lo SPOC, ma addirittura le Marche Sud sono lo SPOC, cioè noi da Ancona fino a Teramo non abbiamo cardiochirurgia. Quindi l'obiettivo di Teramo non è quello di pensare al cittadino solo di Teramo che ha un problema cardiochirurgico, ma è pensare al cittadino di San Benedetto e di Città Nuova Marche. Quindi capite che questo va a rivoluzionare il concetto di presidio localizzato. Qui quando si parlato della delocalizzazione, è difficilissimo trasportare un ospedale, veramente complicatissimo. Quindi diciamo che invece di qualificare un ospedale è molto più semplice. Io capisco anche la resilienza, perché diceva il mio maestro che è stato di programmazione sanitaria, prima Zanetti a Bologna e poi Guzzanti che è diventato ministro, di fronte ai cambiamenti sanitari ci sono tre popolazioni di esseri umani, il sognatore e quello lo devi frenare, il quello che riflette e poi c'è il resiliente. Dice, noi quando riusciamo a portare la resilienza al 10% abbiamo vinto, quindi dobbiamo andare in questi ambiti. Andiamo avanti. Questo modello, Hub e Spock, che noi abbiamo portato in Abruzzo, è stato mutuato essenzialmente dalle linee, dalle rotte aeree americane. Cioè, lì non è importante, perché Los Angeles e Denver avranno le stesse possibilità di Minneapolis, del Kansas City, quindi l'ospedale in rete. Questa è un'altra novità che bisogna cominciare a pensare in Abruzzo. Cioè, noi abbiamo un grande problema che si chiama mobilità passiva. Se pensiamo che ciascuno fa un pezzettino e non, i vari pezzettini non vanno a formare il puzzle, noi avremo sempre mobilità passiva. Quindi questo è un altro problema. Del resto, se Teramo fa 60 milioni all'anno in mobilità passiva, vuol dire che la nostra offerta sicuramente non è elevatissima, ma sicuramente non abbiamo capacità produttive, perché andando a scomporre la mobilità passiva, i cittadini non vanno fuori per cose eccezionali. Per la neurochirurgia non vanno fuori. Vanno fuori per la colecista, per l'ernia e per una serie di cose perché non riescono a produrre, perché questi quattro ospedali messi insieme alla fine non producono, ma spendono. E questo è un altro problema. Quindi come fare strutture ad alta produzione. Quindi stiamo parlando di discipline di altissima specializzazione che manteniamo su questo hub, ma che necessitano non solo di requisiti tecnologici, ma anche di modelli organizzativi e gestionali all'avanguardia. E sappiamo tutti che se una casa non è funzionale e non è concepita in modo da essere funzionale, noi possiamo ristrutturarla quando vogliamo, la funzionalità non ce l'avremo mai. Questo è il concetto. Quindi la casa funzionale nasce già funzionale. Prego. Ecco, un esempio tipico. La sala ibrida, cioè la medicina del futuro, non è fatta né di divisione né di reparti né di strutture diagnostiche, ma è fatta di strutture ibride, no? Vediamo anche con le macchine, no? Ormai le macchine sono ibride. Quindi la sala ibrida che noi vogliamo fare sul Mazzini, ma sarebbe il nuovo Mazzini, perché non è che cambieremo nome a questo ospedale, non si chiamerà Garibaldi, ma si chiamerà Mazzini ancora. Quindi è una
ampliamento, diciamo, dell'ospedale che sta in città, ma è un ampliamento verso la superacusi, verso quello che è la patologia salvavita. Allora, oggi in tutta Italia abbiamo pochissime regioni che hanno capito l'importanza di far lavorare insieme più professionisti. Spesso noi perdiamo pazienti per questa incapacità, soprattutto nell'emergenza. Ad esempio, la sala liquida lavora insieme, facciamo l'esempio del politrauma sull'autostrada o del terremoto, perché noi siamo abbastanza vicini a queste situazioni. Lo stesso paziente ha bisogno del neurochirurgo perché c'è un trauma cranico, dell'ortopedico perché c'è un tritano, del cardiochirurgo perché ha avuto una, un'oppressione toracica, l'aiolo di interventi.